benvenuto intanto. Grazie. A Empoli, ti chiedo le tue sensazioni, insomma, che trattativa è stata, perché si è parlato molto del tuo possibile arrivo, si diceva anche insomma avessi già fatto con la Sampdoria, insomma, che trattativa è stata e le tue sensazioni? Ma le mie sensazioni sono bellissime, perché far parte di questa squadra è una grande emozione. Poi la trattativa è stata un po' lunga, però dopo che mi hanno parlato il direttore, il presidente, ho scelto subito Empoli. Davide, Marco, Motore. Ti chiedo qual è il tuo sogno da calciatore, qual è il tuo idolo, se hai già scelto anche il numero di maglia. No, il mio idolo da quando ero bambino è Del Piero, però adesso sono qua e mi voglio giocare le mie carte e poi spero di far bene con l'Empoli. Ciao Nino. Ciao. Adesso ti chiamiamo Nico, se cambia soprannome lo cambiamo anche noi. Però ti chiedo intanto se ti aspettavi tutto questo clamore intorno a te, se ti aspettavi che girassero queste cifre sulla tua persona e quali sono veramente le tue personali ambizioni specifiche per la prossima stagione sportiva? Ma le mie ambizioni sono tante, che l'Empoli spera per la salvezza, ma può darsi che farà qualcosa in più, no? Quindi farò del mio meglio per questa squadra e spero di fare bene. L'ultimo anno è finito per voi in maniera tristissima, per la partita che c'è stato. Tu sei un palermitano, sei nato a Palermo, sei cresciuto in Palermo, abbiamo visto il tuo messaggio di saluto ai tifosi. Che effetto fa lasciare Palermo e essere qui adesso? Ah, ovviamente per un palermitano stare nel Palermo, nella propria città, è una cosa, una grande emozione. Lascio Palermo triste, ma ovviamente contento di far parte dell'Empoli. Niente, il Palermo mi ha dato tanto fin da piccolo, quindi ringrazio il presidente Zampini e tutti per la fiducia che mi hanno dato. E adesso voglio ringraziare il presidente, il direttore e tutti per avermi portato qui. Ciao Nino, benvenuto. Grazie. C'è una cosa che mi ha colpito con il tuo acquisto, ovviamente sono solito andare a stalkerare dai profili social come facciamo di solito. Colpito molto questa ricorrenza del 23 maggio, queste foto dedicate a Falcone e alle vittime della strage di Capaci. Te non eri neanche nato, è successo nel 92. Come la senti, com'è questa cosa proprio da palermitano? Ma lo racconti un po' di te come sei, no? Certo. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno dato tanto a Palermo e alla fine hanno vinto, diciamo. Quindi per un palermitano questa è una spinta in più per una grande motivazione per affrontare il futuro. Grazie. Buongiorno. Ciao. Volevo chiedere io del lei. No, come vuoi. Anche tu, tranquillo. L'incontro ti chiamo Nino, eh. Va bene, Nino. Prima di avere questa proposta, no, di venire qua, cosa conoscevi? Conosceva lei dell'Empoli? Che immagini aveva dell'Empoli? Dell'Empoli io conoscevo da tanti anni il loro progetto per i giovani e anche questo mi ha tanto interessato, ovviamente. E poi quando mi è venuta questa proposta, ho detto subito sì. Nella cosa è stato determinante al fine della sua scelta? La scelta sua personale? La scelta di essere, diciamo, coadiuvato dal procuratore? Mi piacerebbe sapere questo. Guardi, la scelta è stata che ero a Milano in un hotel, ero da solo per circa 20 minuti, sono stato da solo a pensare qual era la mia migliore, migliore posto dove andare, e alla fine, facendo tanti calcoli miei e pensando a tutto, dalla chiamata del presidente, del direttore, ho scelto Empoli. Grazie.
Grazie mille, buona lettura. Grazie mille. Senti, abbiamo parlato molto di Palermo, quanto ha influito il fatto di avere un direttore palermitano, non so se avete trattato anche il dialetto magari. Anche. Solo il dialetto. Lo volevo far sentire subito a casa. Ci ha portato un po' qualche vantaggio, qualche vantaggio. Si è sentito un po' più a casa. Se ce l'avevano da un'altra parte, palermitano, si è preso un vantaggio. Si doveva lottare di più. Si è preso un vantaggio. Esatto. Senti, ha influito anche quella partita di febbraio, quel 4-0. No, che doveva venire qui e stravincere, esatto. No, esattamente. Nel senso, al di là dell'episodio della partita, comunque penso sarà rimasta negli occhi a te come a noi, magari in maniera diversa, però c'è proprio il modo di giocare del tempo di quello che ha dimostrato. Questo per un attaccante fosse una pacchia. Bravo Davide, no, sarà interessante questa. Visto l'Empoli fare una grande partita, il Palermo un po' meno, ma cioè l'Empoli ha fatto una grande partita, si vedeva dal gioco come giocava la palla, e dopo ho visto che c'era pure un grande mister. Ecco, ripartendo da quella partita, ma dalla stagione dell'Empoli, chiedo se ti piace il modo che ha l'Empoli di sviluppare la manovra e di giocare a calcio, molto propositivo, e cosa pensi di Ciccio Caputo, che dovrebbe essere il tuo compagno di attacco della prossima stagione? Come ho detto prima, ho visto che c'è un grande mister che fa giocare bene la squadra. E poi parlando di Ciccio Caputo, ho visto anche l'anno scorso che ha dimostrato tutto. Spero di giocare insieme a lui proprio per la scelta del mister. Niente, sono felice di stare qua con questo magnifico gruppo che mi hanno accolto benissimo. Chiediamo di Tommaso. Sì, diamo un po' di discorso a tutto l'attacco, perché comunque arrivi in una squadra che l'anno scorso ha avuto un reparto offensivo che ha fatto una caterva di gol, insomma, tanti giocatori. Questo è anche uno stimolo, no? Per te, che comunque sei molto giovane, hai tanto potenziale, tante ambizioni, comunque confrontarti con giocatori molto, molto forti, c'è concorrenza, poi sicuramente il mercato potrà cambiare qualcosa, però ti chiedo l'impatto con tutto il reparto, non solo con Caputo. Ho parlato anche con Zaic, un bravissimo ragazzo. L'anno scorso si vedeva in attacco che si sentivano molto nel giocare la palla. Quindi quest'anno ora io ho fatto i primi allenamenti con la squadra e già vedo un po' di bravura, cioè si vede come giochiamo bene.